Ciao a tutte, sono Luigia del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario e vi parlerò, come mi è stato chiesto, della situazione carceraria delle donne. Lo faccio perché il problema mi sta a cuore e non perché siano addette ai lavori, in realtà sono un'addetta alle vendite in un supermercato. Per me, per tantissime altre lavoratrici e per le carcerate, il distanziamento sociale e le misure di contenimento del Covid non sono mai valse sin dall'inizio della pandemia. E siamo state lasciate sole da gran parte del movimento femminista e dei sindacati di base, che, fatta eccezione per lo Salecobas e per il sindacato di classe, hanno ritirato la loro adesione allo sciopero del 9 marzo scorso. Non tutte le donne, però, sono rimaste zitte. Le proletarie hanno continuato a lottare, altre hanno cominciato a farlo proprio all'inizio del lockdown, proprio lo scorso 8 marzo. Mentre le carceri bruciavano e i loro cari in galera lottavano anche a costo della vita per il diritto alla salute e all'affettività. Amnistia, indulto, fuori a un metro di distanza, dentro in otto in una stanza, erano le parole d'ordine che rompevano il silenzio criminale di questo sistema sociale e riempivano gli spazi deserti e militarizzati attorno alle carceri e nelle città. Le rivolte di marzo e le proteste successive che hanno attraversato le carceri italiane in questa pandemia sono state innescate da tempo. Sono decenni che la borghesia, lo Stato, i governi al servizio del profitto del capitale antepongono le politiche securitarie al benessere e alla cura delle persone. Hanno fatto delle carceri discariche sociali, criminalizzando povertà ed esclusione. Non è un caso che le proteste siano esplose nelle sezioni dei comuni, dove i detenuti e le detenute, per lo più immigrati e immigrate, vivono ammassati in strutture fatiscenti. Il sovraffollamento, le condizioni igienico-sanitarie già disastrose, le generali infami condizioni di detenzione sono state l'humus in cui è germogliato il seme delle rivolte. L'allarme coronavirus, il blocco dei colloqui con i familiari e la sospensione di ogni altra attività nelle carceri hanno innescato le proteste. Il bilancio drammatico è di 13 o 14 morti ufficiali, pestaggi, umiliazioni, trasferimenti al buio e poi denunce. Le morti sono state subito liquidate come da overdose di metadone, quando ancora non si conosceva neanche il nome dei detenuti deceduti. Ma di quelle lotte non sono rimasti solo i processi, le denunce, i morti. Da quelle lotte sono germogliati il valore della solidarietà, dell'unità di classe e della marcia in più delle donne, della loro combattività e tenacia anche dentro le carceri. Le donne e le diverse soggettività hanno lottato e lottano con scioperi della fame e battiture contro le infami condizioni detentive, raggiungendo a volte piccoli obiettivi, comunque importanti ed esemplari per tutti i detenuti. Rappresentando appena il 5% di tutta la popolazione detenuta, di loro non si è parlato se non pochissimo e male. Rappresentate sempre come vittime o carnefici, morte di Covid, suicidate dallo Stato, o pazze, streghe indemoniate, criminali, queste donne in carcere non dovevano entrare. Eppure, anche in periodo di pandemia, la bulimia carceraria non si è fermata e la violenza di Stato si è accanita anche contro di loro. Dai casi più eclatanti delle compagne NOTAB e di quelle arrestate per aver solidarizzato con le lotte dei detenuti, a quelli meno noti di donne che si sono ribellate alla violenza degli uomini con la legittima violenza dell'autodifesa, come Alice Gone o Natasha Mameli, fino alle tante donne portate in carcere per furti e reati minori, nonostante la loro incompatibilità psicofisica ben nota. Donne povere, con gravi disagi familiari e sociali, che anziché essere aiutate sono state buttate in cella con altre 7 persone e violentate per l'ennesima volta dallo Stato, come è accaduto ad esempio a Rebibbia, l'estate scorsa, dove una detenuta fu trascinata nuda nell'acqua fredda nel carcere, anche da parte di un agente maschio. Quel caso fece emergere consuetudini di abusi sulle detenute, anche da parte degli uomini. O anche la storia di Isabella Piazza, morta una settimana fa nel carcere di Pozzuoli, in circostanze ancora da accertare. Isabella aveva 37 anni. Era arrivata nel carcere di Pozzuoli da Bologna nell'aprile scorso, quindi in pieno lockdown.
Sin dall'età di 18 anni era stata sottoposta a diversi TSO per le difficili condizioni della sua salute mentale e lo Stato l'ha fatta morire senza offrirle neanche una possibilità di riabilitazione. Donne come lei in carcere ce ne sono tante, quasi tutte hanno subito abusi da parte degli uomini, ma tutte da parte dello Stato. Tanti sono i nodi che sono venuti al pettine in questo periodo di pandemia e che le donne detenute da Pozzuoli a Rebibbia, da Latina a Vigevano, da Torino a Trieste hanno fatto emergere con le denunce, ma soprattutto con la lotta e la solidarietà. Isolate nel sovraffollamento, distanziate dagli affetti e strette tra gli estranei, alle proletarie detenute anche l'accesso a servizi e beni primari è precluso, compresa l'assistenza legale e un vitto decente. La mancanza di informazione, non solo sulla situazione sanitaria all'interno del carcere, ma anche sul regolamento penitenziario, si unisce alla mancanza di comunicazione con l'esterno, o per censura, rallentamento della posta, o perché molte donne sono immigrate e non hanno familiari che le sostengono. Non si contano i rigetti o gli arresti delle pratiche per le misure alternative, anche per le detenute che per legge ne avrebbero diritto. L'assistenza sanitaria e psicologica è inadeguata o inesistente. Attività e percorsi formativi all'interno sono assenti e così pure un effettivo reinserimento lavorativo e abitativo all'esterno. Le strutture in cui sono costrette a vivere sono per lo più fatiscenti, carenti di servizi igienici e l'acqua calda è un miraggio, come pure spesso il rispetto delle regole sulle ore d'apertura e sulle ore d'aria. Le detenute di Trieste, a causa della totale assenza di attività al di fuori della cella, passano la maggior parte del tempo rinchiuse. Da mesi sono private di assistenza psicologica e alcune si rifugiano nelle cosiddette terapie, che sono per lo più psichiatriche, vengono psichiatrizzate proprio. Senza contare l'assenza dell'assistenza sanitaria, a Trieste c'è una detenuta epilettica che da 4 mesi attende delle visite. In un'istituzione classista e patriarcalista come il carcere, la pandemia ne ha asprito di molto le condizioni delle proletarie prigioniere. Quasi tutte le donne che sono in carcere per tentato omicidio sono vittime di violenze maschili. Per loro il diritto all'autodifesa, sancito per legge a tutela della proprietà privata, non è contemplato, né è contemplato in carcere un percorso di sostegno alle donne vittime di violenza, perché il carcere stesso è violenza. Come donne lavoratrici combattive ci siamo riunite in assemblea ed abbiamo discusso anche delle condizioni di vita delle donne detenute, delle loro lotte e rivendicazioni, che abbiamo fatto nostre e sintetizzate nella piattaforma dello sciopero per l'8 marzo in 2 punti principalmente. Libertà, accesso a misure alternative per le proletarie e per le donne proletarie detenute, come tutela del diritto alla salute, anti-Covid, alla genitorialità e come difesa dalle violenze, abusi sessuali in carcere che colpiscono immigrate, soggettività trans, eccetera. Nessuna repressione, riconoscimento del diritto delle donne all'autodifesa per aver agito alla violenza maschile. Per il 15 gennaio, inoltre, abbiamo promosso una giornata di azione nazionale per riprendere nelle nostre mani, nelle mani delle donne proletarie, l'arma dello sciopero. Una giornata di azione che ha mostrato come l'unità delle lotte e la solidarietà femminista e proletaria possano infrangere anche le mura delle carceri. Quando abbiamo scritto a Fabiola, lei, Fabiola De Costanzo, lei era ancora tra le nuove giunte, isolata tra l'altro dall'atteggiamento remissivo delle altre, e tuttavia ha raccolto la nostra proposta di mobilitazione con entusiasmo e determinazione. E il 15 gennaio lei ha fatto sciopero. Vorrei mostrarvi la sua lettera. Eccola qua. E questo è il comunicato che lei ha appeso sulle sbarre della sua cella. Dopo quello sciopero, Fabiola è stata trasferita dalle nuove giunte ed ha incontrato altre compagne di lotta.
condanna Stefania, Maria e Emanuela, portato avanti per 6 giorni uno sciopero della fame per rivendicare i diritti fondamentali negati a tutte le persone detenute. E dopo aver ottenuto un primo risultato, sono stati ripristinati i colloqui con i familiari, hanno sospeso lo sciopero della fame, ripromettendosi però di continuare la lotta per la libertà di tutte e tutti. Oggi che lo Stato usa la vaccinazione nelle carceri come scudo alle lotte per chiedere concrete misure deflattive, più sanità e rispetto dei diritti umani, continuare la lotta da e per tutte le donne proletarie è una necessità ancora più ineludibile. L'8 marzo 2021, a un anno dalla strage di Stato nelle carceri, si terrà a Roma alle ore 11 un presidio di interesse nazionale sotto il Ministero della Giustizia per portare solidarietà a chi si è ribellato e a chi ha scelto di esporsi parlando pubblicamente di violenze, torture e spari. Come donne lavoratrici combattive, noi pensiamo che l'8 marzo 2021, a un anno dalla strage di Stato nelle carceri, a un anno dal lockdown con l'uso strumentale della pandemia per reprimere il diritto di sciopero e ricacciare le donne a casa, in fabbrica o in cella a farsi ammazzare, le donne debbano fare sciopero ovunque siano ed auspichiamo che anche la voce delle detenute torni a farsi sentire, in tutte le forme possibili e creative da loro decise. E lo sciopero delle donne deve entrare nelle carceri perché è parte della mobilitazione generale delle donne e perché non bastano affatto quel giorno iniziative solidali di area, ma la lotta per i loro diritti deve essere centrale nella lotta a 360 gradi di tutte le donne proletarie che hanno tutta una vita da cambiare.